ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio finalmente farvi vedere come sono andata a decorare la mia camera per il Natale. So che sono quasi arrivata in ritardo, cioè ormai manca meno di una settimana a Natale, questa domenica sarà Natale. E io ancora non sono riuscita a farvi vedere questo video che tra l'altro mi avete richiesto in tantissimo, un room tour aggiornato con i decori natalizi. Non sarà un room tour vero e proprio, però vi farò vedere, vi faccio vedere insomma come sono andata ad addobbare la mia stanza. E poi voglio anche farvi vedere alcune cosine che mi sono arrivate proprio questa mattina dedicate al Natale da Banggood. Vi lascio qui tutti e tutte le cose che vi mostro, il link sotto nell'info box se vi possono piacere, però ormai non più per quest'anno ma per l'anno prossimo, perché appunto ormai manca pochissimo Natale. Tra l'altro, voi avete già fatto i regali di Natale? Io sì, quasi tutti. Comunque vi faccio vedere velocemente le cosine che mi sono arrivate e poi le vado ad aggiungere nella stanza, visto che queste sono le ultime cose che mancano, e finalmente poi la camera sarà completamente decorata, addobbata per questo Natale. Parto da questo sacchettino, sono già andata a togliere tutti i prodotti dal pacco, insomma ho già spacchettato ma per metà in realtà, perché sono ancora nei sacchettini, quindi in realtà non li ho ancora toccati con mano nemmeno io. La prima cosa che vi mostro è questa calza di Babbo Natale, che tra l'altro è grandissima. Sul sito sì, si vedeva che era grande, però non pensavo che fosse così grande e mi piace un sacco, fatta molto bene. C'era di tre tipologie diverse se non ricordo male, ma questa è stata sicuramente la mia preferita con la renna. Alla sciarpa c'è anche il fiocco di neve, mi piacciono molto anche i colori. Dietro è tutta rossa, è veramente gigante, ci staranno sicuramente all'interno un sacco di regali, di pensierini, di dolcetti, e questa secondo me, se avete un camino a casa, sta benissimo appesa in salotto, perché è fatta troppo bene secondo me, mi piace davvero tantissimo. Poi ho scelto queste tre fodere per i cuscini da mettere sul letto, queste se non sbaglio dovrebbero essere in misura 50x50, anche di queste c'erano un sacco di fantasie. La prima che ho scelto è stata questa renna che ho trovato super simpatica, con il cappellino di Natale, di Babbo Natale, su sfondo rosso, mentre invece il retro del cuscino della fodera è così color crema. Questo lo metterò al centro del letto perché gli altri fodere che ho scelto sono di questo colore, color crema, quindi l'unica fodera rossa resterà al centro del mio letto. Questa invece ha la renna rossa, c'è la scritta Merry Christmas, anche questa è davvero molto bella. E l'ultima invece è questa, sempre con la scritta Merry Christmas, e qua c'è il fiocchettino rosso, le note musicali, altre renne, cuoricini, fiocchi di neve. Sono fatte bene, mi piacciono e non vedo l'ora di vederle sul mio letto. Poi ho scelto delle lucine da mettere in camera. Sapete che io sono fissata con le lucine, mi piacciono un sacco, però queste sono super a tema natalizio, guardate come sono fatte. Che spettacolo! Sono delle palline bianche con il cappellino di Babbo Natale con la faccina del pupazzo di neve. Trovo davvero molto simpatiche. Anche queste funzionano con le pile, come quasi tutte le lucine che vedete nella mia stanza, praticamente tutte, anche quelle che ho sull'albero di Natale qui alle mie spalle. E non vedo l'ora di vederle accese e di vederle sistemate nella mia stanza. Troppo belle anche queste. Poi ho preso altri tre copricuscini, questi però non sono a tema natalizio, infatti li utilizzerò dopo le feste. Ho scelto queste fodere perché mi è piaciuto un sacco lo stile. Anche di queste c'erano diverse possibilità di scelta, io ne ho scelte soltanto tre, però ce n'erano tante altre. Comunque tutte su questi colori, quindi bianco, nero e le scritte in oro. Questo con il cuore nero e la scritta Sii coraggiosa, piccola anima, e la scritta è dorata, metallizzata, non so se riuscite a vedere, sì, ma credo di sì, e mi piace un sacco. Tra l'altro il tessuto è completamente diverso da quello dai cuscini natalizi. Poi ho scelto questa, che forse è la mia preferita, con le ciglia. Adoro i copricuscini con questi disegni, con le ciglia disegnate, mi piacciono un sacco. Anche qua c'è la scritta dorata, lash out, metallizzata, sempre oro metallizzato. E poi l'altra che ho scelto è questa, che penso di mettere al centro di questi due cuscini, a righe bianche e nere, e poi ci sono disegnate queste labbra, si sembrerebbero delle labbra, anche queste oro metallizzato, sono davvero bellissimi. Non avevo mai scelto cose per la casa, tessili e biancheria per il letto, ma devo dire ragazze che sono fatte davvero benissimo e poi costano davvero poco, quindi secondo me vale davvero la pena acquistarle se vi piace lo stile. Vi lascio i link qua sotto nell'info box. Poi ho preso tre cose di cartoleria, ho scelto questo astuccio fatto a forma di
confezione del latte, guardate, azzurra, se non sbaglio c'era anche di altri colori, con disegnati tutti questi panda, c'era scritta Original Milk, vitamina D, vabbè, assomiglia proprio un sacco al cartone del latte, e dietro c'è la zip, ed è proprio un vero astuccio all'interno. Beh, non c'è tantissimo spazio, non ci stanno all'interno chissà quante cose, però l'idea è simpatica. Tra l'altro ho visto una cosa simile da Tiger in questi giorni. Se avete un'amica amante di queste cose cucciose di cartoleria, secondo me apprezzerà un sacco questo tipo di astuccio. Anche qua c'è disegnata la mucca che versa il latte, cioè è fatto bene, carino. Di qua addirittura ci sono i valori nutrizionali, cioè riproduce al 100% il contenitore del latte. E poi ho scelto due confezioni di post-it. Questi sono dei post-it semplici azzurri, ma hanno il particolare che vengono sfilati uno per volta da questa scatolina, diciamo. Quindi si tira il post-it, si sfila, aiuto, un casino, ok, si sfila in questo modo e tutti gli altri restano all'interno di questa scatolina. Poi è un semplicissimo post-it azzurro. Mentre questi invece sono tutti bianchi con questi dettagli azzurri, molto carini anche questi. Poi utilizzo un sacco i block notes, i post-it, poi specialmente quando sono alla scrivania per non dimenticarmi niente, prendo sempre gli appunti. Vi ho fatto vedere le cosine che mi sono arrivate da Banggood. Come vi dicevo prima, vi lascio qua sotto nell'info box i link ai vari articoli che vi ho mostrato. Adesso invece vi lascio alle riprese di come sono andata a decorare, ad addobbare la mia camera per queste feste. La prima cosa che vado a decorare è sicuramente la cassettiera. La cassettiera la decoro sempre in tutte le stagioni, e per questo periodo ho deciso di mettere questa stampa decisamente invernale che ho trovato su Pinterest, poi un piattino con i miei gioielli, quelli che utilizzo quotidianamente, e un altro piattino di Maison du Monde dove sono andata ad appoggiare questa candela che adoro, che ho preso da Primark. Mi piace un sacco questo colore e anche lo stile della candela del pack. Poi sono andata a mettere anche queste pigne color oro rosa glitterate, e poi un vaso bianco dove all'interno sono andata a mettere altre pigne che sono sicuramente a tema natalizio, innevate, che ho preso da Maison du Monde. Poi ai lati dello specchio, che è posizionato sopra la cassettiera, sono andata a mettere queste decorazioni che in realtà sarebbero per l'albero di Natale, e qua me ne è caduta una, va bene, cose che succedono, dove sono andata ad appenderli con un pezzettino di washi tape glitterato dorato. Poi ho posizionato anche la scritta Ismas con le lucine, che non restano sempre accese, però in questo caso le ho accese, e fanno un sacco di decorazione. Io adoro le scritte da utilizzare per la stanza o comunque anche nella casa. Poi ai pomelli dell'armadio sono andata a mettere queste due decorazioni. La stellina l'ho presa lo scorso anno da Maison du Monde, mentre la calza di Natale l'ho presa da Tiger sempre lo scorso anno. Questo è il primo anno in assoluto che vado ad utilizzare dei cuscini natalizi sul letto. Solitamente non l'ho mai fatto perché non ne avevo, quindi sono andata a mettere questi cuscini natalizi nuovi che adoro, mi piacciono un sacco, e sopra il letto sono andata a mettere queste lucine con il disegnato il pupazzo di neve. Poi c'è qua Gioia che ci fa compagnia mentre decoravo la stanza, mentre su questa parete e su questa piccola libreria, piccolo scaffale, sono andata a mettere la scritta Merry Christmas che ho composto e che ho preso da Primark. Ci sono tutte le letterine all'interno, quindi potete sempre creare la vostra frase preferita, potete scrivere quello che volete. Poi ovviamente c'è l'albero di Natale, piccolino, ma c'è, è da qualche anno che faccio l'albero di Natale anche nella mia stanza. Questo è sicuramente uno dei miei angolini preferiti della stanza, la griglia oro rosa che ho preso da Maison du Monde, e sopra ho messo tutte le foto di me, di Ste, dei nostri viaggi. E poi sono andata ad appendere anche la calza nuova con la renna, e trovo che in questo angolino ci stia davvero molto bene. Mentre queste sono le decorazioni che ho utilizzato sull'albero di Natale, le ho prese da Casa Shop, e poi sono andata ad appendere anche queste calze che ho preso qualche settimana fa da Maison du Monde, che mi piacciono un sacco, le ho appese dietro la porta. E niente, queste sono state le decorazioni che ho utilizzato nella mia stanza. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro angolino preferito e la vostra decorazione preferita. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su, e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao!